Buongiorno, sono il dottor Zambito Marcello, specialista in allergologia ed immunologia clinica e lavoro presso l'ASP 6 di Palermo. Oggi vi parlerò della parietaria, che è tradizionalmente la pianta di maggior interesse allergologico nell'area mediterranea. Viene detta anche erba muraiola per il fatto che spesso cresce sui muri, oppure erba vetriola perché è usata un tempo per pulire l'interno delle bottiglie in vetro. Si conoscono varie specie della parietaria, la parietaria officinalis diffusa soprattutto al nord, la parietaria judaica diffusa in tutta la penisola ma soprattutto al sud, nelle isole e in Liguria. Esiste comunque una cross-reattività tra le diverse specie. La parietaria in genere non cresce sopra i 1000 metri di altezza. Il granulo pollinico di parietaria, per quanto riguarda le caratteristiche aerobiologiche, è isopolare, sferoidale e presenta 3-4 pori in posizione equatoriale. Ha dimensioni di 12-15 mm di diametro ed induce soprattutto manifestazioni asmatiche anche severe. Un tempo si pensava che le crisi asmatiche dipendessero dal fatto che il polline così piccolo potesse penetrare più facilmente nelle vie aeree più profonde, al di sotto della glottide. Oggi si sa che il polline raramente riesce a barcare queste colonne d'Ercole, ma che è la rapida liberazione dei suoi potenti allergeni tramite i pori a produrre le crisi asmatiche. La sua fioritura è pressoché perenne nell'Italia meridionale e nelle isole, con massima intensità a maggio e a giugno, e negli ultimi anni comunque i cambiamenti aerobiologici hanno messo in rilievo un incremento dei pollini di parietaria anche al nord, con conseguente aumento anche dei casi di pollinosi. Caratteristiche della pollinosi da parietaria rispetto alle altre sono quelle di fornire assai più frequentemente crisi asmatiche, di avere un periodo di manifestazioni cliniche assai elevato, tanto da considerarla quasi una pollinosi perenne almeno al sud, e infine di avere più facilmente casi di monosensibilizzazione. Quest'ultima caratteristica, tuttavia, pare ridursi negli ultimi anni anche a causa del maggior incremento nella popolazione degli allergici dei casi di polisensibilizzazione in generale. Lo studio e l'analisi degli estratti di parietaria judaica tramite la tecnica dei ricombinanti molecolari hanno portato all'isolamento e alla caratterizzazione dei due allergeni maggiori, PARGE1 e PARGE2, che appartengono alla famiglia delle LTP non specifiche, quindi Lipid Transfer Protein, che rappresentano i marcatori di sensibilizzazione ai pollini di parietari. Successivamente sono stati caratterizzati anche una profillina, la PARGE3, e una calcium binding protein, la PARGE4. La possibilità di identificare i soggetti realmente sensibili agli allergeni maggiori della parietaria è di fondamentale importanza per una corretta prescrizione dell'immunoterapia specifica iposensibilizzanti. Infatti, come dimostrato in alcuni studi, in una zona con bassa presenza di parietaria, solo il 33,2% dei soggetti risultati positivi allo skin prick test era sensibilizzato al PARGE2, mentre la restante parte era in realtà positiva per profilline o calcium binding protein. E ai fini di una corretta prescrizione dell'immunoterapia specifica iposensibilizzanti per parietari, è quindi necessaria la conferma della positività delle IgE specifiche per i due allergeni maggiori, PARGE1 e PARGE2. Ma comunque, in considerazione dell'elevata omologia tra i due allergeni, sembra al momento sufficiente la positività ad uno dei due per formulare la diagnosi di sensibilizzazione a parietaria. Raramente la parietaria può dare origine a reazioni crociate con alimenti, tra i quali more di gelso, basilico, piselli e fico. Grazie per la vostra attenzione.